ci troviamo nel chiostro ottavo del cimitero della Certosa di Bologna, dove si sta svolgendo il restauro di due opere in gesso di carattere monumentale, opere di concorso che hanno come tema libro e moschetto. Queste opere presentavano una serie notevole di problemi, sia di carattere estetico che di carattere statico, che sono state affrontate durante il corso di restauro del quarto anno del corso di stucchi e gessi, e si è potuto lavorare anche durante la pandemia, essendo all'esterno, e portare avanti questo complesso lavoro che ha visto impegnati tutti gli studenti del quarto anno. Siamo di fronte al ritratto di Marietta Alboni, una famosissima cantante d'opera, ritratto eseguito da Jean-François Jules nel 1848. L'opera è conservata presso il Conservatorio Martini di Bologna ed è oggetto di restauro da parte degli allievi dell'Accademia di Bologna, allievi del quarto anno di restauro di tele. Gli studenti del settore restauro materiale cartaceo e pergamenaceo si sono sostanzialmente occupati di due cose. E, come già era ben programmato, hanno recuperato una serie di spartiti e di composizioni realizzate da una serie di ex studenti, alcuni anche molto noti, del conservatorio, che non si esclude di poter ascoltare in futuro, proprio perché verranno riproposte da alcuni studenti attuali del conservatorio, una volta che noi le avremo restaurate. Ma forse la cosa, non dico più interessante, ma più divertente, è che in occasione del recupero delle due sculture da parte dei nostri colleghi del settore lapideo, sono stati reperiti una serie di documenti cartacei che abbiamo restaurato anche per poterli rendere leggibili.